al governo di adottare tutte le iniziative affinché in tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione sia fatto obbligo di esporre ben visibile a tutti l'immagine del crocifisso. Grazie. Con il parere contrario del governo, numero 55 a Taguile, la votazione aperta. Ci siamo? La votazione. Giuliani. 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 La votazione è chiusa. Presenti 386, votanti 329, astenuti 57, maggioranza 165. Colleghi, abbassiamo un po' il tono della voce, grazie. Favorevoli 46, contrari 283, la Camera respinge. Federica 56, lo metto. Prego, Federica, lei è l'ultimo intervento che lo può so. Fare. Prego. Conosco il regolamento, purtroppo d'aula mi scusi, si impedisce non volevo di fare interventi sugli ordini del giorno. Presidente, allora abbiamo capito che il governo vuole permettere che sui documenti ufficiali della scuola si scriva genitore 1, genitore 2, non padre e madre. Il governo è contrario all'esposizione dei crocifissi nelle scuole e negli istituti universitari. E il governo è contrario a quest'ordine del giorno che dice semplicemente di porre in essere le azioni necessarie a promuovere la tutela delle tradizioni delle festività cattoliche, come il Natale, all'interno delle nostre scuole, riconoscendo alle radici cristiane il valore fondante della nostra cultura. Il governo dà parere contrario. Si prende una fortissima responsabilità politica, la maggioranza si prende una fortissima responsabilità politica a votare contro questi ordini del giorno. Ne prendiamo atto con rammarico, mi auguro però di non vedere più qualche esponente della maggioranza al Family Day o qualche manifestazione di questo tipo, perché vuol dire la totale ipocrisia rispetto ai voti che si esprimono all'interno di quest'Aula. Grazie. Grazie. Su questo ordine del giorno ha chiesto di intervenire l'onorevole Giancarlo Giordano. Per una brevissima dichiarazione di voto, il Presidente della Regione Campania direbbe, da Crozza ovviamente, che la Lega ci vuole portare di nuovo al Mesozoico, diciamo così. Ma scusi un attimo, onorevole Giancarlo Giordano. Colleghi, vorrei pregarvi gentilmente di consentire che... Grazie. Prego, onorevole Giancarlo Giordano. Il governo che dà un parere contrario nel quadro di uno Stato laico, ed è il governo che dà un parere contrario rispetto ad iniziative che veramente guardano indietro e rischiano di trasformare le scuole nel campo di battaglia religioso che questi tristi tempi che stiamo vivendo non possiamo permettere che ciò accada. Grazie. Grazie a lei. Parere contrario del governo, numero 56. Federica, la votazione è aperta. Onorevole Invernizzi, onorevole De Rosa, se